iniziamo con buonasera, che fa sempre bene. Mi hanno detto di fare un dibattito da solo, per cui verrà complicato, almeno finché qualcuno non mi chiederà qualcosa, però in generale possiamo, visto che mi hanno chiesto, ecco, quello che faccio io è lavorare con la cannabis terapeutica, magari possiamo parlare di questo. Ci sono tante altre cose di cui parlare, ma però non sono preparatissimo, non so, mi parlate di astrofisica nucleare, ne so poco. Abbiamo anche la diapositiva della cannabis della cannabis terapeutica portata dal nostro Valletto. Purtroppo capite bene che anni di proibizionismo hanno portato ad accontentarsi di certe vallette. Poi ci sono quelli che c'è in TV che hanno le signorine strafighe, però ecco, sì, ne conosciamo qualcuno che non ha un medico maschio, con lui sono tutte donne. E me lo spiegate perché io invece no, scusate, cioè a nessuno viene in mente che non è giusto questa cosa. Io faccio il presupposto che sono tutte ancelle, adepti, possibile che ce l'ho? Può essere che mi devo pigliare a lui. Vai, va bene, ecco, così andando a braccio, parlando della cannabis, parliamo di qualcosa che della cannabis terapeutica è un farmaco, ok? Quindi questa è la cosa essenziale, la differenza tra farsi una canna, utilizzare la cannabis o utilizzare una terapia a base di cannabis è proprio questa, cioè anche per rispondere indirettamente a qualcosa che sta montando in questo momento sul web, la differenza tra me che uso questo fiore, che uso questo fiore per far stare bene una persona, e chi usa lo stesso fiore per scopo ludico, è soltanto che io so perfettamente la quantità dei principi attivi che ci sono dentro questo fiore e nei prodotti che il farmacista tira fuori da questo fiore. L'unica differenza, a mio modo di vedere, tra la cannabis ludica e la cannabis ricreativa è questa: a me che devo divertirmi, non mi interessa. Se io mi voglio ubriacare, non sto lì a dire devo bere 450 ml di Syrah rosso dell'87, così il livello di etanolo che entra nel mio corpo farà in modo che avrò un effetto psicattivo, e fatto le bollicine. Questo è quello che faccio io quando do la cannabis a un paziente. Quando io invece chiedere di utilizzare la cannabis a scopo ludico, non gli interessa. Si beve la bottiglia di vino e si ubriaca. Quando è ubriaco non può più bere, ok? Quindi, per fare una grossa distinzione tra quella che è la cannabis terapeutica e la cannabis che si utilizza a scopo ludico, è questa. Chi la usa a scopo ludico non ha interesse a sapere la concentrazione in maniera maniacale, così come interessa a me, la tipologia o quant'altro, cerca l'effetto, ok? Io invece devo studiare cosa c'è dentro questo fiore, devo sapere cosa tira fuori il farmacista e devo dare, secondo una serie di criteri, questo farmaco a concentrazioni note in determinati momenti della giornata e in determinate formulazioni a un paziente per farlo stare meglio. Quindi se c'è qualche... aiutatemi nel dibattito solo perché non sono scritto bene. Quindi... anche il mio psichiatra mi ha detto che siamo guariti ormai, tutti e due. Quindi ecco, è questa la differenza sostanziale. Poi parliamo comunque di un fiore, ok? Quello che c'è qua dentro è qualcosa che ha dimostrato e sta dimostrando di avere una potenza inimmaginabile. Ancora non riusciamo a capire quanto è importante e quanto è potente questo farmaco. Vorrei tralasciare i soliti discorsi che si fanno in cui si dice che nella cannabis sono presenti 400 composti, poi ogni volta che dici 400 c'è sempre quello 600, 650, si rilancia sempre perché tutti ne sanno uno in più di quello che ha detto il primo numero. Funziona così, l'ho capito e infatti non lo dico. Che stavo dicendo? Ci sono sì tantissimi composti qua dentro, non solo noi ricordiamo, stiamo attenti a due che sono il THC e il CBD, ok?
è tribale questo. Stiamo attenti noi al THC e al CBD, sono due molecole su 400 che ce ne sono dentro, su tante classi di molecole che ci sono dentro, è molto complesso. E allora io dico sempre, lo dicevo fino a poco fa, a mio modo di vedere è inutile stare a ricercare, o meglio, non è ancora il momento di stare a ricercare a volte quali sono meccanismi molecolari molto fini, molto particolari che instaura la cannabis all'interno del corpo umano. Però abbiamo, perché non la conosciamo, sono troppe molecole, sono un 400, 600 molecole all'interno di un organismo complesso come quello umano. Quindi realmente non possiamo pensare di sapere cosa fa. Attenzione, sappiamo due cose fondamentali. La prima è realmente fondamentale, è che ho un farmaco i cui effetti collaterali, se va male, durano un paio d'ore. E cosa sono questi effetti collaterali? Io, per cercare di tranquillizzare i miei pazienti, dico sempre una cosa: nel mondo ci sono 2 miliardi di persone, che non sono poche, che utilizzano la cannabis a scopo ludico. Che vuol dire? La utilizzano per rilassarsi, per divertirsi, per stare in compagnia. Okay. Poi non ho capito perché, ve lo giuro. Se io, che sono un medico, do la cannabis a te, che sei una paziente, e tu hai lo stesso effetto psicoattivo, lo devo chiamare psicoattivo, non si chiama sbaglio, si chiama effetto psicoattivo, perché io sono un medico, mia madre ha pagato 12 anni di studi, quindi per favore, quella santa cristiana si deve ritrovare la cosa. Oh, è un effetto psicoattivo. Dice, ma che vuol dire, dottore? Chi che non diceva? Che vuol dire psicoattivo? Vuol dire che agisce sul cervello, punto, non vuol dire che fa male. È un effetto psicoattivo, punto primo. È un effetto psicoattivo che ritorna indietro da solo, quindi passa da solo. Alle brutte si può utilizzare una cosa, è un po' difficile da trovare. Ah, per esempio da noi in Sicilia è un gran problema, ma lo è stato veramente. Ti prendi una bella spremuta di arancia e ti aiuta a eliminare questo effetto. Però dico, ancora lì, non te la voglio dare. Va via in 2 ore da solo. Ma la cosa più importante è questa. La cannabis, io devo fare spesso nel mio lavoro molti esempi, okay, ai pazienti, per cercare di fargli capire cosa è la cannabis, cosa fa la cannabis. E allora, tutti quanti abbiamo sempre avuto l'immagine di chi utilizza la cannabis come il classico fricchettone, no? Quello è tutto pace, amore, no? Peace and love. Ed è vero, è verissimo, perché la cannabis, ho studiato e sto vedendo che fa così, non va ad alterare nessun tipo di meccanismo neuronale, al contrario dell'alcol, al contrario di tanti psicofarmaci, al contrario di tanti tranquillanti, i medici, alcuni chiamano benzodiazepine, che parola difficile, vero? Tutti quanti ce l'avete a casa, non rompete le scatole, ce l'avete tutti. Vabbè, anche chi ti cura, scusa. Vieni a casa mia, io non ho farmaco. Ma avrai un buon medico. Lui, dai, non mi chiama compare, aspetta, è no, no. È lui che prende l'aspirina, io non prendo un farmaco. Wow. Chi? Lui. Prende l'aspirina. Si vede che sta. Ci vediamo un po'. Io prendo solo cannabis. Io faccio la connetta col cannabis. Una cosa che ho imparato è questa, che il cannabinoide non va ad alterare nulla. Si inserisce all'interno di quello che il nostro corpo, il nostro cervello sta facendo o vuole fare. Quando si dice, io per favore che una volta ho fumato, mi sono fatto una canna con i miei amici, mi è presa male, che era una cosa terribile. Vai, è vero. È vero! Ora si incazzano tutti quanti. È vero! Per 2 motivi. Uno, non sappiamo che tipo di infiorescenza hai preso per strada, non sappiamo se il nostro amico che ci ha fatto questo favore si era fatto il bidet negli ultimi 3 giorni, perché di solito si estrae da lì, ok? Quindi non sappiamo quali sono gli additivi chimici o biologici, diciamo, della mutanda del nostro pusher che ci fumiamo. Peraltro, quando si fa la combustione, la pirolisi porta allo sviluppo di circa 1200-1500 composti attivi che non sappiamo neanche quali siamo. Cioè, io un tiro di canna fa male perché libero in maniera ossidata
una quantità enorme di composti che fanno male attraverso i polmoni a tutto il nostro organismo. Perché però te la prendi a male, cara ragazzina, che ti sei fatta la tua cannetta all'università? Senza sapere, no, che bello, ammazzo la canna anch'io! Fanno così e poi, pom, stramazzo! Che succede? Succede che non sai cosa vuoi che succeda. Quindi la cannabis è un farmaco che si inserisce e fa quello che il nostro cervello vuole. Dico sempre ai pazienti, se sei preso bene, ti prendi meglio. Se sei preso male, ti prendi peggio. E non ci sono alternative. In più, se il paziente sa di assumere un farmaco, cioè se io sono bravo a far capire al paziente che quel farmaco gli serve realmente, perché? Perché gli ho spiegato il perché glielo do, gli ho spiegato qual è la sua patologia, ho parlato con il paziente, ho dovuto cambiare la mia filosofia di approccio al paziente, perché non è facile dare l'aspirina, e aspirina, tutti lo sanno cos'è l'aspirina, sai cosa è l'aspirina? Sì, sì. E tutti lo sappiamo cos'è l'aspirina, ma qualcuno l'ha mai letto il bugiardino dell'aspirina? Controindicazione bruttissima. Cioè, se stai male pigliati qualcosa, ti scrive alla fine, se stai male pigliati qualcos'altro, non so che fare. Cioè, non, ti parlo dell'aspirina, attenzione, non parlo per fare l'esempio della farmacologia generale, che è diciamo, il sistema farmaceutico generale, cioè sono farmaci che, è dimostrato, lo scrivono anche loro, hanno effetti collaterali importanti, che però noi accettiamo. Diciamo, molto seri. Molto seri. Andrea, cosa ti davano a te all'inizio? Chemioterapici. Ok, questi chemioterapici avevano degli effetti collaterali. Ora non stiamo lì a essere, effettivamente non vorrei passare per il solito complottista, no? Quello che dice, ah, perché è cattivo di qua, di là, di vinti, di bam. Io come qua lo faccio io il compare Maria Novella, perdonami. Come ho scritto nella un piccolo spazio che veramente ringrazio ancora Maria Novella di avermi dato nel suo libro. Ho parlato, ho incentrato quel piccolo intervento sul giuramento di Ippocrate. Quindi qual è il discorso? La cannabis cura cosa? Quali malattie cura la cannabis? È la domanda. Non cura malattie la cannabis. La cannabis cura persone. I farmaci curano le malattie. I farmaci curano le malattie perché ci sono dei lavori che ci dicono che in alcune patologie, adesso non scendo nello specifico, sennò poi rompo le scatole, ci sono alcune patologie che sono buona. Sì, ma quanti? Ci sono malattie, per esempio delle malattie infiammatorie croniche intestinali, che, per cui il paziente, vi racconto la storia, visto che è informale, ce la prendeva a ridere. È tragica, a mio modo di vedere. Il paziente con il morbo di Crohn, ok, che è una malattia infiammatoria cronica intestinale, che in pratica è una malattia, adesso non voglio sminuirla, però se io devo spiegare a un paziente che patologia è, gli devo spiegare quello che sta succedendo. Gli dico, mettiti il doppio servizio a casa, perché? Perché puoi avere 30-40 scarichi di diarrea al giorno, ok? Il dolore addominale, la febbricola di qua e di là. Il paziente che ha queste cose va dal medico e gli dice, dottore mi scusi, io ho questo problema. Il medico, che è scrupoloso giustamente, ok, gli dice, perfetto, vai a fare gli esami che devi fare, la colonoscopia, questo, quell'altro, scoprono finalmente che c'ha il Crohn, gli abbiamo dato nome e cognome, bellissimo, sappiamo anche dove abita, andiamo là sotto e gli bruciamo la macchina, e da noi funziona così. In realtà invece gli diamo dei farmaci che però nel 40% dei casi soltanto funzionano. Fra un anno viene a fare di nuovo il controllo, viene a fare di nuovo l'endoscopia. Ti ho dato un farmaco che hai preso per un anno, in cui ti ho visto 4 volte forse, proprio perché ti avrò visto altre 4 volte in un anno. Io ho questo farmaco, vieni fra un anno, ti rimetto un tubo nel di dietro, guardo e ti dico, ma la tua patologia è andata avanti, è peggiorata, vedo dei segni che non vedevo prima, è più grave di prima. Ti devo dare un altro tipo di farmaco, fino a quando non si arriva a farmaci che, per carità, in una percentuale dei casi funzionano. Però per quale motivo, se io ho una patologia come il morbo di Crohn, che viene di solito fra i 20 e i 30 anni, devo sottoporre il mio paziente a una terapia farmacologica che gli aumenta il rischio di leucemia nei prossimi 5 anni?
muori cacando, scusate. Io lo so che vuol dire morire di leucemia, quindi preferirei che morisse cacando. Però metti il limone, se mi passa, lo levi e poi lo rimetti, fai qualcosa. Ma non muori di leucemia in 2 mesi perché hai avuto 4 scariche di diarrea e nessuno ti ha detto devi mangiare le fibre, anzi te le levano, e nessuno ti ha detto devi curarti con dei farmaci che servono, anzi prenditi questo, se no non ti curo io. Ok, quindi questo è, così funziona la. Cosa fa la cannabis in questo caso? La cannabis in questo caso entra dentro il corpo del paziente e va ad agire su quell'organo, nel caso del Crohn, va ad agire sulle cellule infiammate della mucosa intestinale, e funziona. Funziona, però è gravata da un effetto collaterale impressionante, gravissimo. Il paziente potrebbe arrivare anche a ridere. Incosciente quel medico che prescrive la cannabis. Metti che quel paziente si fa una risata, metti che quel paziente magari quella sera c'ha la moglie che c'ha mal di testa e dice senti pigliatelo che ho visto che funziona, e magari si fanno una gran seratona. Ma vedi che cosa è grave, oh? E quindi è giusto dire aspetta, prescriviamo piano piano, perché se tutti quanti poi stanno bene potrebbe essere un problema. Ok? Quindi ecco, ripeto, il discorso magari che può venire fuori è questo: la cannabis cura nella misura in cui facciamo entrare una pianta, un qualcosa di naturale dentro il nostro corpo, che è naturale allo stesso modo, per quanto magari ci rifacciamo le tette, ci rifacciamo un attimino le cose, però siamo naturali anche noi, siamo due sistemi complessi. La cannabis non conosce noi e noi non conosciamo la cannabis. O meglio, la cannabis conosce noi, perché noi abbiamo un sistema endocannabinoide, cioè noi produciamo delle molecole che sono simili ai cannabinoidi e che vanno ad agire in diverse vie di qua e di là. La cannabis cosa fa? Perché io che do la cannabis a un paziente ho un risultato? Perché diciamo che la toppa per la chiave già la trovo lì. Non devo portarmi il fabbro che mi monta la serratura. C'è la predisposizione, il nostro corpo ce l'ha. Quindi devi soltanto, se quello è un bicchiere d'acqua, gli metti l'acqua. E magari è un po' più vuoto, e dico, fine. Alimentare nel momento giusto. Esatto, nel momento giusto. Nel momento giusto che vuol dire? Vuol dire che per esempio noi, allora adesso scendendo un pochettino nel particolare, qua abbiamo Betocan. Qua ci abbiamo, questo mi sa tanto di vetrolite. Resina, compresse di resina, e qua abbiamo altro Betrocan. Ok, che stavo dicendo? Oh, raga, improvvisato, nel senso che stavo dicendo? Precedente, ecco, sono diverse varietà. Ok, se io voglio ad esempio, poi la cosa divertente è dover dire al paziente come prendere questo farmaco. Intanto dovergli spiegare che non è un farmaco che può fare male, anzi che realmente l'effetto collaterale, se ben riconosciuto e poi guidato, diventa terapeutico. Se io faccio ridere una persona che ha un problema autoimmunitario, mi produce immunoglobuline e stimola il sistema immunitario, quindi ridere non fa male. Se io voglio rilassarmi, faccio in modo che il mio sistema nervoso rilasci molecole quali gli endocannabinoidi, quali le endorfine, e che faccio? Mi faccio una santa scopata. Ok? Quindi sono tutti i meccanismi, sono tutte le azioni che portano il nostro corpo a reagire rilasciando o modulando vie ormonali, neuronali, nervose, in diversi modi. E questo è un gioco. A questo punto diventa un gioco, perché quando io so che non ti posso fare del male, anche se tu, se uno di noi prendesse tutto il contenuto di questi 3 barattolini e se lo tira tutto giù, realmente l'unico problema può essere che si mette a ridere. Io l'ultima volta ho visto una persona che mi disse, dottore, è la mia autostanza, io se questa fallisce direttamente mi ammazzo, senza alcun problema. Tutto perfetto signora, ho tranquillizzato anche il marito, siccome ha già tentato questa signora un suicidio in passato con i farmaci, ho detto guardi, stia tranquillo, la può lasciare a casa con tutte cose, appena torna la trova che ride, perché prova ad ammazzarti con la canna, penso la cosa
possibile. Hanno fatto un paio di studi per capire come si può fare ad ammazzare un cristiano con la cannabis. Cristiano è detto apposta con la esce sicula. Hanno fatto uno studio, ve la faccio breve. Si dovrebbe coltivare tutta la superficie della Sicilia, che è una delle più grandi regioni d'Italia, estrarre tutto il THC che c'è lì e darlo in poco tempo a una persona per fargli avere una psicosi grave. Cioè vuol dire che vede gli gnomi. Che magari si ricorda anche il nome del settimo nano gongolo, che ce lo scordiamo sempre tutti. Ok? Quindi parliamo di un farmaco che ha un profilo di sicurezza che è immenso, che però bisogna sapere usare. Perché, ripeto, se io ho una persona che mi soffre di insonnia, è uscito malissimo, l'ho detto insonnia, che soffre di insonnia, do la sera da vaporizzare il Vetrocal, conviene che lascio il telefono acceso e inizio a chattare con lei tutta la notte perché non va a dormire. Perché? Perché se non va a dormire, perché? Perché se io do il Vetrocan, che è una varietà di tipo sativo, do, ecco, adesso per semplificare dirò do un THC di tipo sativo, ma in realtà non è il THC, è il THC che si trova con 399 molecole diverse da Vetrocan rispetto a Vedica, cioè nelle diverse infiorescenze, parliamo di THC che ha un effetto piuttosto che un altro. Perché? Perché lo dobbiamo sempre considerare nell'ambito del fitocomplesso, cioè di quei 400 composti primari che sono presenti in ognuno di questi fiorellini, ok? Che poi il farmacista estrae di là, e che mi dà l'effetto terapeutico. Quindi il mio ruolo è capire quale farmaco devo dare in quale momento della giornata, altrimenti va a finire che il paziente mi prende il Vedica, che è un'infiorescenza di tipo indico, quindi aiuta a rilassarsi, anche la mia risoluzione e quant'altro, me lo prende alle 8 di mattina e non va a lavorare. La mattina ti prendi il Vedocan e come un cornuto te ne vai a lavorare, poi torni a casa e fai quello che vuoi. Esattamente. Lei quindi è avvertito, capito? La terapia non sta comprovando un'altra cosa. E io girato il foglio, esatto. La terapia della mattina la prendeva la sera e viceversa. Esatto, aveva prende girato di 180 gradi il foglio, infatti diceva, sto bene, però ho sonnolenza di giorno, ma la notte non riesco a dormire. La lucida, aspetta, come la fai la terapia? Girato il foglio. Perché? Proprio per questo, cioè ha dimostrato che se io do una sativa di sera, magari pure con il CBD, non dormi, è ovvio. Se però ti do il Vedica, ti do una indica pura, senza CBD, quindi lascio questo THC fare un pochettino quello che deve fare, tanto il CBD te lo do la mattina e quant'altro, tu hai durante il giorno la concentrazione, la forza, la resistenza per fare la tua cosa. La sera devi dormire, ti puoi rilassare, stasera finalmente si dorme. E quindi questo, ma io fino a quanto devo parlare? C'è uno che fa la chitarra, perché non c'è. Dovrebbe essere da questa parte. Che chiama la chitarra, si fa quasi che non c'è la suona. Va bene, allora visto che volete che siete ancora qui, che volete che parlo, tra poco ho finito gli argomenti per cui usciremo dei conigli dallo zaino, le formulazioni, anche qui perché è importante conoscere il farmaco, perché se io voglio, devo dare una terapia a una paziente e devo coprire quella paziente per 24 ore al giorno, per esempio in una sindrome dolorosa, se uno ha dolore, che fai? Gli dai una cosa che agisce subito e poi la devi tirare in continuazione? Ci vuole un rilascio costante. Esatto, gli dobbiamo, faccio fare, studiamo delle formulazioni che mi permettono nel corso di poco tempo, tra virgolette, cioè di pochi giorni, di avere dei livelli di cannabinoidi nel sangue che rimangano costanti il più possibile, su cui poi posso sì andare a giocare, per esempio, con una vaporizzazione. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che se io utilizzo questo, il vaporizzatore, e assumo la cannabis vaporizzata, o, siccome passa dai polmoni, ho un picco immediato di concentrazione di farmaco, ok? Andrea, che utilizza il farmaco per, a volte, delle contrazioni muscolari importanti, lo vaporizza. Lo sa bene Andrea che se lo mettesse sotto ci metterebbe più tempo, se prendesse l'olio, le capsule, ci vuole più tempo, quindi si vaporizza. Però è anche vero che se io vaporizzo soltanto, faccio questo tipo di cose, viene fuori un picco non omogeneo. Ma se io do
una concentrazione costante di cannabinoidi, poi posso sì avere sempre la necessità di una vaporizzazione, ok? Però devo utilizzare meno quantità di farmaco, quindi risparmio anche dei soldini. E il suo effetto è sicuramente maggiore. E anche il corpo te ne richiede di meno. Anche il corpo te ne richiede di meno, assolutamente. Quindi quello che ho visto, che sto vedendo, è che una terapia ben fatta, ben strutturata, ti permette di ridurre non solo i costi, ma anche proprio i dosaggi. Assolutamente. Però perché io da prima da due capsule, ora ne prendo una e mi trovo bene. Sì, non ho bisogno della doppia capsula. Poi è molto soggettivo, dipende dall'individuo. Sì, il sistema endocannabinoide è soggettivo, come dicevo prima, è personale. Magari ci sono individui più tolleranti e individui meno tolleranti. Magari anche il punto di saturazione è diverso, e quello è importante. Assolutamente. E giusto per tenere chi sta, che è messo lì adesso inizierà a commentare tutto lo schifo della terra, vorrei dire, no, perché sono lì oggi, c'è chi ne sta facendo un lavoro bellissimo. No, vorrei dire una cosa importante: la cannabis terapeutica non è la panacea di tutti i mali. Non possiamo pretendere di curare tutti i mali con la cannabis, anche perché, ripeto, proprio questa è diventa poi si passa sulla linguistica, no? La cannabis terapeutica non cura tutte le malattie, ma cura tutti i malati, ok? Con la fase a effetto, ma è tutta così, bellissimo, ma dobbiamo scrivere, no, è vero, regista che non mi viene più, già la sono scordata, però è vero, cura i malati. Quando qualcuno chiede, ma è possibile che per tutto lo usi? Sì, lo uso per tutto. È perché? Una frase importante che usa il dottore, perché aiuta la vita quotidiana, è quello che mi dice. Aiuta la vita quotidiana. Se io ho un paziente oncologico, magari un paziente oncologico che poi arriva a essere anche terminale, sappiamo che... Attenzione, il paziente oncologico arriva a essere terminale per un solo motivo. Per il motivo per cui anche il paziente con fibromialgia arriva a essere terminale, anche il paziente con patologie cardiache arriva a essere terminale, anche io che in atto non ho patologie un giorno sarò terminale. Ah, va a morire, si dice da noi, prima o poi moriremo tutti, ok? Questo piccolo coso montiamolo sul concetto di cosa è la cannabis terapeutica. Dobbiamo morire, assolutamente. Io ho avuto un paziente che addirittura non arrivò a fare il farmaco perché è morto 2 ore prima, ok? Ma quel paziente è morto bene, io non ho avuto il feedback, me l'hanno detto, la moglie mi ha contattato, mi ha ringraziato, perché? Perché già con il solo fatto di poter prendere un farmaco che avrebbe alleviato le sofferenze, questo paziente ha passato gli ultimi 2 giorni della sua vita con la speranza di poterne passare un altro senza soffrire. Quindi realmente questa è una cosa che mi ha scioccato tutte le crisi, perché abbiamo curato una persona senza dargli un farmaco, perché lui è morto bene, la moglie ha detto è morto tranquillo, abbiamo curato una persona senza dargli niente, ok? Questo l'ha permesso la cannabis, perché se io fossi arrivato a dare a questo paziente il cannabinoide, lui l'indomani sarebbe stato benissimo, perché ne aveva talmente voglia che realmente anche quell'ultimo giorno sarebbe stato con la dignità che merita la vita di ognuno. Perché già l'ha avuta senza che neanche gli fosse arrivato il farmaco. Quindi immagini, mi sono immaginato, ma cazzo, se l'avesse preso anche una sola volta, sarebbe stato ancora meglio. Eppure non è successo. Però lui è morto meglio, moriranno tutti. Okay, quindi il problema non è la cannabis cosa cura, non me ne frega niente di cosa cura la cannabis, la cannabis cura le persone che quando moriranno, moriranno sane. Mio padre me l'ha insegnato, ve lo dico in siciliano perché era divertente, mio padre quando stava male, aveva un periodo stava male, e io gli dicevo, da buon dottore, papà non mangiare questo, non mangiare quello, non mangiare quell'altro, che è verissimo. Però mio padre un giorno mi disse, ve la traduco tra un attimo, dice, ma secondo te, è a campare di malato per morire sano, cioè devo vivere da malato per morire sano, io non l'ho capito, non l'ho capito, che caspita vuole dire, l'ho capita quando poi è morto e aveva ragione, cioè non puoi privarmi della vita, se per me la vita è mangiare questo, fino a quando però non mi spieghi realmente, mi convinci e mi dai l'alternativa del perché mangiare questo è sbagliato, fino a quando non lo puoi fare, non mi fare vivere da malato per morire sano.
Allora, la cannabis cosa ci permette di fare? Ci permette di prendere, per esempio, un paziente oncologico terminale e restituirgli tre piccole cose che si chiamano sonno, lo facciamo riposare meglio, si chiamano appetito, lo facciamo venire la fame, sorriso. Si chiama sorriso, si chiama assenza di dolore. E allora io dico sempre a quel punto, ma anche con molta durezza, che è solo la differenza tra chi morirà con un tumore e chi morirà sotto il tram, o chi morirà con un infarto, o chi di quelli fortunati che muoiono mentre... È solo una differenza. Quindi il concetto non è cosa devo fare per non morire, il concetto è cosa devo fare per vivere bene. A quel punto diventa tutto facile. Perché quando mi chiama il paziente e dice guarda c'è mio marito che c'ha un tumore e sta per morire, signora, vabbè, se no succede fra 5 anni, però attenzione, facciamolo stare bene, diamogli dignità. Se tu le dai un paziente oncologico il dolore, gli dai l'appetito, gli dai il sonno e gli dai il sorriso, gli hai dato tutto, non gli serve altro. Magari vuole stare con suo nipotino, ci può stare 20 minuti anziché 10 un pomeriggio. Hai fatto la terapia inimmaginabile, cioè, è quella la terapia. Che si siede a tavola di nuovo a mangiare con i suoi, cioè, ma poi è morto il pomeriggio di indigestione, e vabbè, ma è morto felice, e cosa volevi? Ok, quindi faccio degli estremi, no, però è questo il concetto. Diamo un farmaco per far stare bene. Ritorniamo un attimino qua veloce, poi quando qualcuno mi vuole buttare fuori io sono d'accordo, eh? Vado fuori? No, vado qua, va bene. Dici no, vai qua. Qua dentro c'è una cosa che chiamiamo resina. Allora faccio un piccolo passo indietro. Quando dicevo la differenza tra la cannabis medica e la cannabis ricreazionale, la cannabis medica sappiamo esattamente i dosaggi dei principi attivi che ci stanno dentro, la cannabis ricreazionale possiamo anche saperlo, ma in realtà non ci interessa. Questa è la differenza. Però c'è anche una differenza in quello che io faccio, cioè io devo dare delle indicazioni al farmacista per dirgli senti, io ho la signora o il paziente che ha questo e questo problema, a me serve un composto che mi vada ad agire in determinati momenti, in determinati modi, con determinati altri farmaci accanto, ok? Quindi questo diventa il mio lavoro. Con il farmacista dialoghiamo, scambiamo dagli 70 ai 100 messaggi vocali al giorno su WhatsApp, proprio per questo motivo. Peggio di fidanzata? Sì, no, peggio, due volte peggio, perché la mia fidanzata ce l'ho pure a casa, quindi è proprio un peggio totale. Ah no, è pure là. No, scherzavamo. A me picchia, appunto. Che stavo dicendo? Ma non ho scordato. I messaggi tra cui per scambiare. Sì, i messaggi con Matteo, che peraltro è un bel ragazzo. Per fare cose di questo tipo, cioè io devo dire a Matteo guarda, io ho un paziente, vi faccio un esempio di qualche giorno fa, ho un paziente per cui ho necessità di avere un'elevata concentrazione di farmaco in un punto preciso dell'intestino, non voglio che lui abbia il THC nello stomaco, lo devo avere nel colon, mi serve lì, cioè mi serve che tu mi fai un prodotto che si inizia a squagliare, esatto, che attraversi lo stomaco e faccio la tua strada e inizia a squagliarsi praticamente, cioè a rilasciare il digestivo dopo 8 ore. Questo è il gioco che faccio io, che fa il farmacista galenico, che è fondamentale e richiede una cosa fondamentale che è il paziente. Cioè se io non ho il feedback del paziente, non ho il riscontro sul paziente, se il farmacista non ce l'ha, che riferimento avete? Esatto. Questo è il motivo per cui quando iniziai questa cosa del progetto Medicom, questa avventura del progetto Medicom, ho battuto sul concetto del nuovo paradigma sanitario, cioè praticamente per quella che è la legge attuale io non potrei parlare tanto con un farmacista,
perché sennò c'è qualcosa che voi mettete d'accordo, sì, metto d'accordo per fare stare bene un povero cornuto che arraggia dal dolore, come si dice dalle parti nostre, no? Oh, quindi cioè la farmacologia, il sistema medico-sanitario attuale ha allontanato di proposito medici e farmacisti, non si parlano, non si devono parlare. Invece io devo parlare col farmacista, perché? Perché io gli devo dire mi serve una capsula che inizia a liberarsi tra 5, 4, 3. E quando arriva a zero deve rilasciare il principio attivo, perché deve funzionare lì in quel modo, in quelle condizioni. Ecco un motivo in più per cui io dico è un lavoro divertente, perché avere un lavoro che stimola, nel mio caso, la fantasia, la ricerca, la curiosità, e che poi mi dà un risultato che è immediato, perché il tempo che faccio questa cosa, Matteo me lo prepara, dopo domani il paziente mi dice guarda, oggi anziché 30 ho avuto 3 scariche di diarrea. Cioè, a qualcuno può sembrare poco magari, no? Invece è fondamentale. A qualcuno può sembrare poco, però, oppure i pazienti con problemi epilettici, ok? Sempre lì la cosa importante, quando ci sono epilessie gravi, io dico guarda che il nostro obiettivo non è levare gli altri farmaci, è diminuire i dosaggi fino a ridurre gli effetti collaterali al minimo. Se poi riusciamo a eliminarlo, evviva Dio, ben venga, sono più contento. Ma se non riesco a eliminarlo e lo posso ridurre, come il discorso della terapia del dolore, perché si batte tanto sulla terapia del dolore con i cannabinoidi? Perché in America la terza causa di morte, peraltro sono, quando si studia medicina, tutte sono terza causa, che si sappia. Malattie cardiovascolari, tumori, e poi c'è la terza causa di morte, che sono nell'ordine. Di nuovo malattie cardiovascolari, molto spesso dipende dall'errore di stampa. Gli oppioidi, ma questa è vera, il sovradosaggio dei oppioidi, cioè in America il paziente con tumore non muore per il tumore, muore perché ha dolore e si... Credo che anche qui in Italia spesso capita, ma non lo dica. Esatto, anche qui in Italia, cioè è veramente alta l'incidenza di questa complicanza. Allora io cosa dico a quel paziente? Può anche non essere il caso di levare completamente l'oppioide, tienilo, stai male, ma riduciamo la posa del dosaggio, riduciamolo. Se riusciamo lo leviamo. Ma a volte non ci riusciamo a levarlo per due motivi. Uno, perché il paziente ha una sindrome clinica magari importante, un dolore importante, sta veramente molto male. Due, perché il paziente è diventato dipendente. Lo so che c'è la disoccupazione in Italia, ma non dagli oppioidi. Okay? L'oppioide dopo 3 mesi di assunzione ti assume e tu diventi dipendente e non ti paga neanche. Confermo, perché parecchi pazienti con cui ho a che fare mi dicono che dopo 3 mesi il Depakote, il Vicodin, zero. In scheda tecnica di questi farmaci è riportato la dipendenza non può essere evitata. È obbligatorio. Il ministero mi deve dire cos'è una droga e cos'è la cannabis. La dipendenza da oppioidi non può essere evitata. Quindi mi stai dando una droga. E picchini se la posso picchiare e quella no, perché non ha effetti collaterali? Perché magari se prendo questa anziché... Si può dire a tuppare? Sì. Attuppare si chiama international, cioè. Anziché attuppare, cioè diventare stitico tendenzialmente come succede con i cannabinoidi, magari mi regolarizzo pure il transito intestinale, mi viene fame, non mi viene neanche la nausea da cannabinoidi, da oppioidi, scusate, non mi viene neanche la sindrome dolorosa da oppioidi, cioè l'oppioide è un farmaco che se te ne prendi un pochettino di più ti fa venire dolore. È fatto controllo. E che cazzo abbiamo fatto? Ci sono farmaci che si usano per la cefalea, che se ti va a leggere il bugiardino c'è scritto effetti collaterali, cefalea. C'è terapia per la cefalea. Lirica. Sempre Garibaldina, è sempre Garibaldina, la Gestapo. Quindi ci sono, il farmaco per il mal di testa ti può fare dei mal di testa, quindi poi te ne prendi un altro. O proviamo a prendere solo il secondo, oppure ha una logica del cazzo, perdonatemi la parola logica, perché veramente non c'è logica in tutto ciò. Quindi, allora, quando io ho un paziente oncologico a cui devo dare un cannabinoide, devo darlo assieme all'oppioide. Poi il paziente richiama, la figlia richiama e dice, dottore, ma mia mamma dorme. Sì. Ma si sveglia? Sì, tanto si sveglia. Ah, ma è la cannabis che la fa dormire? No, è l'oppioide. Perché? Perché viene potenziato dal cannabinoide. Cioè il cannabinoide è talmente tranquillone, è talmente buono, che appena vede quella faccia di
dell'oppioide, gli dice dai, guarda, dai, ti do io una mano, forse fai meglio il tuo lavoro, però baci che te ne vai. Il tempo che però se ne va, il cannabino dice, oh, se n'è andato un attimino, ora si ritira, no, si ritira, arriva la seconda somministrazione, che cazzo, se può fare sta vita, veramente. Quindi, cosa faccio io? Dico al paziente, va bene, facciamo così, ci sono due tecniche. Una è quella di dire, non lo prendere, non prendere più l'oppioide, casomai lo prendi dopo un'ora, sostituiscilo col cannabino e fai la prova, e casomai intanto siamo sempre in tempo a rimetterlo. Oppure gli dico, per esempio in quelli più anziani, senti, mi va bene che dormo un po' di più oggi, domani, inizia a scalare piano piano l'oppioide, dopodomani gli dai solo il cannabinoide e non ti dorme più. E funziona, quando non c'è la dipendenza, non ci sono sintomi della dipendenza reali, e lì diventa più difficilino. In questo caso però si può fare assolutamente. Qua non c'è presente l'olio, che è un altro tipo di estrazione, cioè io dico al farmacista, senti, a me serve una cosa che abbia una concentrazione nota di cannabinoidi, però non troppo alta. Che voglio dire, se tu ti prendi il Bedrocan e lo vaporizzi, hai un effetto psicattivo importante, oltre all'effetto terapeutico con quella cinetica che abbiamo detto. Ma se prendi lo stesso Bedrocan e lo estrai, bellissimo, bellissimo, se prendi questo, il Bedrocan, e lo estrai in olio e lo prendi sotto la lingua, non ti viene lo stesso effetto che se lo vaporizzi. Perché? Perché la concentrazione aumenta piano piano, il nostro cervello si abitua piano piano a questo farmaco che arriva e dice, vabbè, ti senti un po' più rilassato, ti dà un effetto psicoattivo, però non è mai esagerato, ok? È più graduale, è più equilibrato. La terapia con cannabinoidi è equilibrata perché l'ha fatta la natura. Qua per esempio abbiamo l'olio di Bedica, ed è diverso. Perché? Perché se io voglio fare dormire una persona, o meglio, no, voglio farla dormire, che sembra che gli è spazio, voglio aiutarla a dormire con un sonno fisiologico, le do questo tipo di estratto. Perché? Perché so che agisce quel tipo di THC, di fitocomplesso, agisce rilassando, facendolo rilassare, anche dissociandolo un po'. Noi medici così la dissociazione, non si chiama così, non so trovare il termine, però quello simpatico è dissociazione, cioè questo distacco spaziale un po' temporale dopo l'assunzione. Io dico assorto tra i pensieri. Assorto, ecco, assorto tra i pensieri, magari come dicevo poco fa. A volte dico un po' di negativi, non è detto, dipende dalla persona. Se una persona è positiva, i pensieri sono positivi. Manco l'avessi detto io, non ci siamo messi d'accordo prima. Abbiamo parlato quindi che stavo di dove ero arrivato? Si prendono le goccine, si prendono sotto la lingua, perché non solitamente non le faccio in si possono anche ingoiare, si prende per bocca, no? Prendi le goccine, le metti in bocca e le ingoi. Sotto la lingua è meglio perché? Perché arrivano subito nel torrente circolatorio, non bypassano il fegato, quindi non vengono subito metabolizzate a livello epatico, fanno un primo giro, poi ci passano a livello epatico e lì succede l'inferno addomato, come si vuole dire, cioè acceso. Perché? Perché vai a metabolizzare 400 composti a livello epatico. Attenzione, non sto dicendo che il fegato viene sovraccaricato, assolutamente, però cosa succede se tu prendi 400 cose che possono essere trasformate, combinate, incrociate, non sappiamo cosa, e poi escono fuori da lì? Sappiamo in realtà cosa succede, fanno stare bene. Sappiamo come succede? No. Sappiamo che può succedere con cose di brutto? No. Quindi, ricapitolando, la cannabis è un farmaco che ha degli effetti collaterali che si limitano da soli e che non si accumulano mai, non sono mai preoccupanti, ed è dimostrato dalla letteratura. La cannabis è un farmaco che mi aiuta a supportare le persone, e quanto più la inserisco in un approccio integrato, quindi con altri farmaci convenzionali o non, tanto migliore sarà il mio risultato. La cannabis è un farmaco che deve essere conosciuta tanto dal medico quanto dal farmacista, quanto dal paziente e dalla famiglia del paziente, aggiungo io, perché, come dicevo poco fa,
se io vedo una reazione nel mio parente che prende il farmaco e non so cosa sta succedendo, posso andare, ma non posso preoccuparmi tanto. Se invece so che il mio parente prende un farmaco che alle brutte realmente, se gli viene da girarsi la testa o questa dissociazione famosa, ci guardiamo Polianna, ci guardiamo Pollon, ci guardiamo Brooke che è ancora buono dopo 36 anni, e sono felice e mi metto a ridere, questa è la stessa dissociazione di chi lo chiama effetto collaterale o di chi si fa una risata, ok? Quindi questo... Devo parlare ancora? No, c'è la presentazione di Andrea adesso. Ah, quindi parla lui? Sì, vai. Io presento lui, no? Sì, no, Andrea solo. Si presenta solo, Andrea, cioè, di che stiamo solo. Parlando? Andrea. È Andrea che presenta la cannabis. Ti presento Pedro, prego. Vai. Grazie innanzitutto ai coraggiosi che stanno qui. No, effettivamente mi piaceva tanto il titolo di questo incontro dalle cannabis, dalle carceri pugliesi. Effettivamente, perché un po' di tempo fa abbiamo fatto una visita nelle carceri pugliesi con Rita Bernardini e ho avuto un'immagine, dicevo Madonna, qua entrano, come si dice, cacca dentro il carcere, escono ancora più schifo rispetto, perché purtroppo rieducazione nelle carceri non c'è. C'è un sovrannumero purtroppo nelle carceri, vivono in otto in una cella che ne può contenere solo due o tre, i diritti umani vengono violati dappertutto. Insomma, morale della favola, ho detto, visto che vengono arrestate tante persone per cannabis, vorrei dare un'immagine differente, visto che mi curo con la cannabis, agli stessi detenuti. Cioè vorrei far esplodere ai detenuti l'amore per i malati, cioè far capire che quella sostanza stupefacente per cui molti sono arrestati viene utilizzata per curare le malattie non soltanto di chi lo vedete magari su di una sedia a rotelle o purtroppo magari con altri sussidi medici, ma effettivamente la cannabis può aiutare oggi tantissime persone e me ne rendo conto sempre di più, è per questo che ho detto facciamo un pochettino coltivare la cannabis in carcere in modo che i detenuti imparano qualcosina di sano all'interno del carcere, a lavorare la terra. Noi in Puglia siamo pieni di terre e di conseguenza il detenuto al fine pena, perché spero che qualche volta ci possa essere un fine pena per i detenuti, possano imparare a lavorare un pochettino la terra, insomma un po' di cose. E poi abbiamo chiamato la nostra associazione La Piantiamo. Prima a tutti gli aggettivi che dava il dottore, volevo aggiungere uno importante, che è proprio l'amore La Piantiamo. Abbiamo utilizzato il nome La Piantiamo apposta per cercare di far avere un messaggio di amore verso i malati. E proprio questo è stato quello che ci siamo proposti fin dal primo momento, quando a un certo punto io ho risolto il problema per me stesso, ho iniziato a stare tanto bene con la cannabis, ho detto ma perché io ci devo trovare tutti questi benefici e altre persone che stanno magari nelle mie stesse identiche condizioni non possono provare assolutamente questi miei stessi benefici. Ecco perché abbiamo creato La Piantiamo. È diventato un imperativo per tanta gente, La Piantiamo, La Piantiamo, La Piantiamo.
Ma alla fine dei conti ti rendi conto che c'è un nome, Beatrice Lorenzin, il ministro della salute, arriva qui a Roma alla richiesta in Parlamento e loro bloccano tutto. Di conseguenza tantissime belle idee che rimangono però purtroppo bloccate dalla politica. Abbiamo proposto la solita storia radicale, perché mi onoro di essere radicale, con buon'anima di Marco Pannella si iniziarono tanti anni fa discorsi sull'antiproibizionismo. Marco Pannella è morto, le sue battaglie, no? Dico sempre, ecco perché oggi mi onoro anche di portare avanti questa battaglia iniziata da altri. È importante su questa cosa essere tutti uniti. Vedete, voi oggi state qua dentro questa attività che hanno aperto qui a Roma, il Canapa Caffè, ed è una cosa meravigliosa, anche perché io ho scoperto non solo a Roma il Canapa Caffè, ma se si facesse in ogni città d'Italia un Canapa Caffè, ma se si facesse in ogni città d'Italia un La Piantiamo, ma se si facessero tantissime cose tutti uniti, beh, probabilmente oggi la realtà sarebbe sicuramente differente. Ecco perché noi ci siamo. Però vorrei che ci fossimo tutti, di conseguenza il mio invito è... Quale può essere un invito, Gigi, mannaggia? Un invito a... a informare tutti. Diffondere e collaborare. Esattamente. Lo do io. Cerchiamo di diffondere. Lo do io l'invito, Andrea. Bravo Fabio, datemi consigli, vi prego. No, consiglio no, perché non sono capace a consigliare stesso, per quello che possono consigliare. Però un'idea potrebbe essere quella di non dimenticarci che non siamo tutti pugliesi. Hai capito la mia provocazione? Sì, ho capito che perfettamente. In qualunque regione d'Italia, io che sono malato e voglio la cannabis, non andare in farmacia, e per i miei 5 grammi di cerradieri ho bisogno almeno di 75 euro. Siccome io sono disoccupato, non sono figlio di benestanti, io non mi potrei curare. Quindi vuol dire che o alimento la mafia oppure faccio l'autoproduzione. E nonostante io possa, no? Perché dentro i miei figli terapeutici, ancora oggi, non è l'ultima dell'altro giorno che è stata ricettata, io mi becco per 2-6 anni di galera. Quindi io penso che tutti quanti malati, no? E che le persone anche normodotate ci dovremmo unire per questa cosa. Questo è il primo obiettivo, perché senza questo, secondo me, sono chiacchiere al vento, cioè chiacchiere al vento tra virgolette, resterà sempre quello che io dico spesso, che si può curare chi c'ha i soldini, chi non c'ha i soldini sa la diversa coccia, capito? Oppure ce ne vediamo tutti in Puglia. Quindi ci trasferiamo tutti in Puglia, ma poi viene bloccata la Puglia, perché se io, no, che uso dei farmaci salvavita, mi dicono che non ci sono più i soldi, addirittura che viene messo a rischio, ma come nel mio caso anche nella problematica oncologica. L'altro giorno in campagna hanno lamentato il fatto che forse non ci sono farmaci chemioterapici per le persone malate di tumore. E noi pensiamo realmente che quelli tolgono, cioè daranno sempre i soldi ai malati di tumore, perché là ci sono gasti in casa farmaceutica. E noi che magari invece, anche se ci stanno mettendo il cartello sopra col monopolio di Stato, noi queste terapie, anche nella bella Puglia, andranno vanificate se non ci sono i soldi. Quindi bisogna lottare innanzitutto che venga accreditata dappertutto, in ogni regione italiana. E seconda cosa, come passo successivo, bisogna fare in modo che ci sia un'autoproduzione, perché io da buon ex e devo guardare, c'è un processo da stare, perché voglio dire, io che ho un certo tipo di vissuto, ma anche voi stessi che fumate e che fate, non riesco a capire com'è che si spendono 15 euro a grammo, perché lo paghiamo noi,
cioè noi versiamo, paghiamo le tasse, non capisco perché questo Stato si debba prendere 15 euro a grammo da una pianticella che a me personalmente mi costa un semino. No, con voi sto scoprendo che esistono i semini che costano 25 euro. Ma io sono stato sempre abituato, come vi dico sempre, al mio semino che non costa nulla, nulla ragazzi, nulla. E io che sono pugliese come voi, non avendo l'acqua, la mettevo sotto i pali dei fichidindi, quindi neanche l'acqua si consuma, ragazzi, quindi di che cosa stiamo parlando? Se ci vogliamo far prendere in giro da questi qua, sì. Io. Però, secondo me, è là che noi dobbiamo puntare. E scusa se mi sono preso questo spazio, perché comunque voglio sensibilizzare tutta la gente rispetto no, a questo. Voglio... Ma io già lo so cosa. Come la pensiamo, noi parliamo ogni giorno. Io ti chiedo, se pensi che in Puglia si possa vivere così felicemente. Non ho detto questo. Lo sai quanti pazienti stanno sempre anche in Puglia? Purtroppo vedo ogni giorno purtroppo morire gente senza neanche aver mai visto la cannabis. Perché purtroppo neanche in Puglia si può avere la cannabis così facilmente. Perché i tempi sono lunghi comunque, assolutamente sì. Allora, dai, vediamo malati di tumore che comunque dopo tanto sbattimento che riescono ad avere l'accesso gratuito a causa dei tempi di importazione, burocrazia, errori banali anche a volte, attendono fino a 6 mesi. Sì. Cioè, ma le patologie, i tumori possono attendere 6 mesi. Dai forza alla provocazione, perché attenzione, la mia è una provocazione, dai forza alla mia provocazione. Beh, effettivamente il fatto che la regione Lazio non tenga neanche una legge, la regione Lazio è una cosa incredibile. Scusami un attimo, volevo dire una cosa. Comunque, a parte la regione Puglia che tu giustamente citavi, c'è anche la regione Toscana che non si riesce a fare. Ma una cosa che non tutti sanno e che non tutti dicono è che ogni regione, così come la regione Puglia e la regione Toscana, anche se in queste regioni c'è una legislatura abbastanza ottima, comunque anche le altre regioni hanno il potenziale, hanno dei fondi creati apposta per questi casi. La regione Abruzzo l'anno scorso so che aveva 5 milioni di euro per questi casi. Fabrizio Pellegrini che fine ha fatto? Doveva andare via? Ma stiamo scherzando? Dai. Ma le cose, io personalmente le sono consapevole, però siccome non è una cosa testo da di noi. No, io ti ho capito benissimo. Stai tranquillo perché io ti ho capito benissimo, ho capito bene anche la provocazione. Questo sera come? Senza è di lotta, perché. È giusto che anche la gente sa. C'è bisogno. Come? Non ti ho capito. C'è bisogno per forza, raga. Tutto qua. Comunque sì. Effettivamente sulla cannabis possiamo stare a parlare pure fino a dopodomani di questo tema, non si potranno dire sempre tantissime cose sul tema cannabis, però alla fine dei conti mi rendo conto che c'è un'enciclopedia da scrivere, però bisogna risolvere un saccaccio di problemi veramente. Qua stiamo parlando della cannabis in carcere, quando veramente portano persone in carcere per la cannabis. Questo è un altro problema da risolvere, la war on drugs, la guerra alle droghe e tantissime cose sull'antiproibizionismo in generale, sui mostri generati dal proibizionismo. Si possono veramente dire tantissime cose. Oggi bisogna abbattere questo proibizionismo. Io su una cosa, e poi su questo concludo, che ci tengo sempre a dirla, che da attento osservatore dei diritti civili ho visto che tutte le battaglie antiproibizioniste mondiali in tutto il mondo hanno tutta una caratteristica comune, quelle che quando scendono i malati in campo vengono vinte, sempre. Tutte le battaglie antiproibizioniste hanno visto vittoria sempre quando scendono in campo i malati. Sul tema siamo scesi in campo noi, ecco perché vorrei che si desse la massima voce ai malati, perché soltanto credo noi su questo tema possiamo cambiare.
Prima sentivo parlare di ludico, ricreazionale, terapeutico. Per me tante cose non esistono neanche, per me esiste solo il terapeutico, perché anche la banale persona che si fuma una canna, perché si fuma una canna? Per stare bene, quindi terapeutico, sempre un terapeutico. Però di fondo ci sono certe persone come me che hanno uno stato di necessità. La necessità è la differenza tra un ricreativo, come qualcuno definisce, un ludico. Però ci sono persone che hanno necessità. Ecco perché questa necessità la stanno comprendendo anche le persone che stanno ai vertici del Ministero. E si stanno rendendo conto, perché oggi hanno creato un monopolio con i militari qui in Italia, che da soli non ce la fanno. È come se io volessi, con la Piantiamo, con la mia associazione, pensare a tutti i malati d'Italia. Ma che? Chi non riesco a produrre cannabis manca dopo Foggia? Figuriamoci per tutta la Puglia, si deve fare qualcosa grande. Figuriamoci per tutta l'Italia. Un istituto farmaceutico militare che oggi mi dice: ah, abbiamo prodotto 2, 8, 20 kg, quanti hanno prodotti? Non lo so. 500 kg. Cosa? Quest'anno, 2017, 500 kg. Ma chi? Dice che produrrà. È in progetto. Il progetto. Anche l'anno scorso ti sono fatto 200-300 e poi ne hanno fatto 100. Cioè, ma se ne sono fatto. Allora, vorrei che fosse chiaro che noi pugliesi abbiamo ricevuto per l'anno 2016 44 kg di farmaco dall'Olanda. Di conseguenza non è che dice abbiamo ricevuto 44 kg, altro che 500 kg. Ma infatti, vorrei ci mettere, se non erro, l'anno scorso hanno prodotto 100 kg. Hanno prodotto un 100 kg circa. Chi? L'istituto farmaceutico a Firenze, certo. Aveva in programma un 200-300 kg che poi si sono rivelati effettivi 100 kg. Come giustamente Andrea osservava, cioè, secondo noi in Puglia noi siamo 44 kg, quindi credo che sia molto irrisorio. Figuriamoci in tutta Italia, un approvvigionamento del genere. Quando incominceranno le persone a dire: ah, allora pure io. Questo poi sì, ovviamente è un altro discorso, perché non tutti conoscono l'effettiva efficacia della cannabis sulle patologie e non sanno appunto delle possibilità di potersi curare. Certo, ragione. Certo. Ok, ringraziamo Andrea, ringraziamo tutti i partecipanti, adesso facciamo un breve sound check e inizierà il concerto di Milo Stella. Grazie ancora.